oggi in Italia chi ha un'idea imprenditoriale o lavorativa può ottenere un prestito fino a 35.000 euro. Questi soldi provengono dai parlamentari italiani ed europei. È una vera idea politica a servizio dei cittadini. I parlamentari italiani ed europei hanno ritenuto opportuno di dimezzarsi oltre la metà dei loro stipendi e depositarli presso un fondo del microcredito per le piccole e medie imprese italiane. I nostri parlamentari hanno depositato la cifra di 10 milioni di euro in un anno, con il quale aiuteranno un'impresa al giorno per oltre 10 anni. Inoltre, per correttezza, hanno affidato proprio i loro stipendi a un fondo pubblico, a un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale che loro non possono gestirne l'assegnazione. A breve sarà operativo, ancora non si sa la data precisa. Comunque, quando sarà operativo, i cittadini italiani potranno accedere a questi fondi. È proprio per questo motivo è bene consultare il loro sito www.microcredito5stelle.it per tenervi comunque informati sulle modalità. Detto questo, la procedura è comunque semplice, però si consiglia l'assistenza di un professionista. Se non ne avete uno, il Movimento 5 Stelle anche a questo ha pensato, vi dà un'ulteriore opportunità. I parlamentari hanno cercato dei consulenti disponibili per potervi aiutare ad accedere gratuitamente a questi fondi. Una cosa credo che sia fondamentale e importante, dovrei dire che in nessun paese al mondo è data la possibilità ad un cittadino di aiutarlo ad aprire un'impresa o aiutare la sua propria impresa con i soldi degli stipendi dei parlamentari. Oggi è possibile grazie al Movimento 5 Stelle. Questa iniziativa è una realtà italiana. Allora, io ho concluso con la mia breve presentazione. A fine dell'incontro ci sarà Marina che prenderà le domande per chi volesse, sicuramente mi auguro, insomma ci saranno delle domande da fare ai nostri esperti. E adesso lascio la parola al nostro onorevole Fusone. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questo fondo ha visto la luce dopo un paio di anni, anche se l'idea era nata già in campagna elettorale. Un paio di anni perché abbiamo trovato abbastanza resistenze. Per aprire un fondo del genere ci sono voluti due decreti attuativi, uno da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. E per avere questi decreti, nonostante è il lavoro del governo, dell'esecutivo, cioè eseguire quello che il Parlamento dovrebbe fare, cioè quello che il Parlamento riporta come legge, purtroppo abbiamo dovuto attendere tutto questo tempo e dovremo attendere anche un altro po' perché il sito del Ministero dello Sviluppo Economico ancora non c'è una sezione apposta per inserire queste domande, quindi infatti parlavamo prima una procedura vera e propria non si può sapere finché non sappiamo come è strutturato proprio il form all'interno del sito del Ministero dello Sviluppo Economico. E nonostante questo però siamo riusciti a farci a far uscire fuori questi due decreti. Avevamo pensato anche ad un'altra parte. In realtà il microcredito non doveva essere indirizzato solamente alle imprese, ma volevamo provare anche qualcosa di diverso. Avevamo pensato a destinare una parte di quei soldi. Il fondo del microcredito ad oggi ha 40 milioni di euro, di cui 10 sono quelli dei nostri stipendi e 30 ha deciso il governo, siamo riusciti anche a convincere il governo a mettere altri 30 milioni di euro su questo fondo. E una parte di questi soldi volevamo destinarli invece ad una cosa particolare che non aveva nulla a che fare con le imprese, ma aveva a che fare con le persone indigenti. Quindi era un microcredito molto particolare, nel senso che
Di solito per il microcredito chiedono tutte le garanzie, anche più di quelle che normalmente occorrerebbero. Noi volevamo fare un microcredito per dare dei soldi a chi effettivamente non ha nulla. Anche lì, quando eravamo arrivati all'apertura di questo microcredito per le imprese, la nostra domanda era chiara sin dall'inizio: si sono resi conto che serviva anche un decreto attuativo da parte del Ministero delle Politiche Sociali, e quindi piuttosto che ritardare l'apertura di questo abbiamo deciso di studiare, di dare ancora più tempo a quell'altro, e poi un giorno spero riusciremo ad aprire anche quello con più soldi di quelli che ci sono adesso. Quindi questo è stato un po' tutto l'iter, piuttosto faticoso, perché ci siamo dovuti persino accampare davanti al Ministero dell'Economia per poter avere questi decreti, da avere l'IBAN dove destinare il tutto. Non entro tanto nelle questioni tecniche, proprio perché oggi possiamo approfittare della presenza di un consulente del lavoro, e tutto l'ordine dei consulenti del lavoro si è messo a disposizione per questa operazione e per poter informare prima che venisse aperto il bando vero e proprio, proprio per dare la possibilità a tutti i cittadini, anche a quelli che non masticano molto di questa cosa, di essere informati e di avere la possibilità, nel momento in cui si aprirà, di essere pronti già con tutto il carteggio, insomma, non far arrivare solamente gli addetti ai lavori al miele, ma dare la possibilità a tutti di accedere. Quindi sulla parte tecnica, per una volta approfitto anche io della presenza di Luigi, quindi passo a lui il microfono e poi nel caso sarò qui per rispondere alle domande insieme a Luigi. Grazie. Allora, buonasera. Abbiamo preparato delle slide. Allora intanto comincio a parlare del microcredito. Allora, innanzitutto il microcredito è non è un finanziamento vero e proprio, in realtà è un fondo di garanzia. La differenza tra un fondo di garanzia e un finanziamento vero e proprio potrebbe essere un pochino la differenza che c'è tra un percorso che si deve percorrere, e quindi l'assicurazione su questo percorso, e la meta da raggiungere. Cioè il finanziamento lo possiamo considerare come una meta, il fondo di garanzia è un pochino l'assicurazione che si fa per raggiungere quella meta. In sostanza, questo fondo di garanzia assicura che una persona che voglia raggiungere quella meta abbia una serie di tutele verso chi è interessato al raggiungimento della meta. Spero di essere stato chiaro. Comunque, parlando insomma in termini finanziari, un fondo di garanzia è uno strumento con cui si prestano garanzie verso il soggetto erogatore del finanziamento, che normalmente è la banca, insomma, diciamo così per semplicità. Allora, l'inventore dello strumento del microcredito è stato un indiano che si chiama Yunus, e ha cominciato a fare operazioni di microcredito aiutando tutta quanta una serie di persone indigenti, pensando che la scelta imprenditoriale posta da persone, donne o comunque soggetti diciamo così deboli, avesse una capacità di solvibilità, di una certezza di restituzione maggiore di quelle normali, per una serie di ragioni, fermo restando l'istruttoria che poi viene compiuta. Poi questa esperienza è stata ripresa da Mattia Sen, che è un economista, un filosofo, che poi successivamente ha preso anche il premio, quello per il Nobel per l'economia, mentre Yunus ha preso il Nobel per la pace negli anni precedenti. Quindi ecco, diciamo che le radici affondano in queste esperienze. Allora, la dotazione del fondo già verrà indicata da Luca Frusone. È un fondo rotativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
dalla dotazione iniziale, posto che magari ci sarà qualcuno che non restituisce, però tutti quanti questi, questi fondi che vengono concessi poi per come si dice, in gergo si chiama moltiplicatore finanziario, cioè riescono a esaurire la capacità di creare reddito occupazione in atti successivi oltre a quello del, del finanziamento iniziale. E, come strumento il microcredito è molto più efficace, per esempio ai fini dell'occupazione, molto più di quello di un finanziamento posto per una grande industria, insomma, ecco. La bontà della scelta, secondo me, insomma, ecco, che ha ispirato un pochino questo, questa indicazione, insomma, di creare questo strumento del microcredito, penso che sia questa qui, insomma, ecco, la, la giustificazione. Comunque, ecco, questo qui, diciamo, ormai è un decreto del Ministero che comunque prevederà l'erogazione successiva ogni anno di un fondo di almeno 30 milioni di euro. Allora, le caratteristiche del microcredito nello specifico sono che non bisogna prestare garanzie reali. A norma di legge le garanzie reali sono sostanzialmente due, insomma impegni e ipoteca, però fondamentalmente se uno si presenta davanti a un operatore finanziario richiedono, non so, se c'ha una casa di proprietà, se c'ha, ne so, una dichiarazione dei redditi che faccia sorridere, se abbia, insomma, tutta quanto una serie di cose che mettano al sicuro un istituto di credito dall'eventuale insolvenza del, del debitore. E il fondo di garanzia quindi, diciamo così, si sostituisce alle garanzie che dovrebbe prestare la singola persona. Quindi ecco, e questo qui lo fa nella misura dell'80%. Quindi dice la vostra collega, diceva Laura prima, ecco, che si può arrivare a un finanziamento fino a 35.000 euro. La garanzia che viene prestata in questo caso sarà pari all'80% di 35.000 euro, che dovrebbero essere 28.000 euro se non erro. Poi la garanzia viene rilasciata a titolo gratuito, l'iter è molto snello, di uno 6-7 giorni. Io dico che sarebbero tempi eccezionali se ci riuscisse a fare questa cosa. E poi successivamente anche gli istituti erogatori dovranno prestare una serie di servizi al, per aiutare, diciamo, il, la costituente o comunque l'impresa che va a richiedere il finanziamento. Allora, a chi è rivolta? Allora, ne possono beneficiare le imprese sia individuali che costituite in forma aggregata. La differenza è che le imprese individuali, cioè il limite principale è quello relativo ai dipendenti, perché comunque per tutte e due devono essere attive da almeno 5 anni, scusate, da non più di 5 anni. Per le ditte individuali non possono avere più di 5 dipendenti, per le società non più di 10. Allora, la prima fase è quella di un primo colloquio introduttivo con un consulente del lavoro. Allora, questa fase in realtà che cosa prevede? Prevede, diciamo così, un'analisi della fattibilità del, dell'idea imprenditoriale e della congruenza rispetto alla normativa vigente, quindi la scelta della forma giuridica, della, della bontà dell'idea, e questa assistenza viene svolta tutta quanta a titolo gratuito. Successivamente il secondo step, se l'azienda viene costituita o comunque se viene già creata, insomma, quello, insomma, secondo delle, delle fattispecie, ci sarà l'incontro con gli operatori del microcredito. Operatori del microcredito sono coloro che, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico bancario, sono deputati a, a fare operazioni di microcredito. Quindi, che ne so, possiamo pensare alle banche, a intermediari finanziari autorizzati, cooperative e consorzi fidi e così via. Vabbè, qui c'è altro poco da dire. Allora, le caratteristiche della garanzia. Abbiamo detto il finanziamento può arrivare a 35.000 euro, di norma è di 25.000 euro. La durata del finanziamento può durare massimo 7 anni e le rate possono essere da mensili a trimestrali, a seconda, insomma, del, di quello, insomma, che si concorda con l'istituto di credito.
Ci possono essere casi in cui il finanziamento può essere aumentato o di durata o di importo. Può essere aumentato l'importo nel caso in cui si subentri a un finanziamento preesistente con lo stesso istituto di credito, oppure nel caso in cui per un rimborso, diciamo la stato di avanzamento lavori, si può richiedere una successiva integrazione per completare l'investimento, fermo restando la presentazione delle cosiddette pezze d'appoggio, ovvero dei documenti cartacei attestanti la realizzazione dell'investimento. Allora, che cosa ci posso fare con il finanziamento? Posso acquistare dei beni, merci, leasing, assicurazioni, posso retribuire dipendenti, quindi salari e stipendi, posso fare dei corsi di formazione e poi nei casi di formazione universitaria o comunque ritenuta insomma di livello elevato, il finanziamento può durare anche 10 anni, quindi viene concessa questa speciale deroga. Allora, che cosa serve per... Allora, lì ho messo nella presentazione verosimilmente a metà maggio. Questo perché? Perché dal decreto, all'emanazione della procedura passerà ancora un po' di tempo. Perché? Perché c'è una revisione della Corte dei Conti che sta esaminando la fattibilità e poi ci sarà la scrittura delle procedure da parte del soggetto gestore del microcredito, e quindi insomma sono tempi, definiamoli così, fisiologici. Per quanto riguarda i documenti che servono, allora questa domanda la possono fare imprenditori o aspiranti imprenditori che però devono avere una partita IVA o essere registrati nei relativi ordini o in camera di commercio. Questo è un requisito fondamentale. Oltre a ciò, se ci sono, saranno necessari appunto bilanci o dichiarazioni dei redditi oppure libri del lavoro nel caso in cui ci siano dipendenti. Beh, questa è un po' di pubblicità per lo studio per cui lavoro e nulla. Ecco, se avete chiarimenti, domande, ci siamo io qui, Andrea, dello studio che possiamo insomma dare delle risposte. Siamo qua. Andiamo con le domande. Siamo c'è signore Toni che voleva chiedere qualcosa. Sì, signor Toni, si viene qua e vengo. Era per essere di quello che parlavamo prima. Sì. Che leggo SRL semplificata. Sì. Quindi SRL normale. No, SRL normale no, non può accedere a microcredito. Poi io spiegavo prima, è un progetto legato all'SRL, che è un brevetto, un modello di digitale da fare. Se eventualmente diciamo costituisco una società nuova, potrei accedere a questo. Sì, certo. Non lo diciamo, pure se parte domani mattina il lunedì la preparo, quindi ho la società. Sì, però una cosa, io allora faccio un attimo un passo indietro sulla presentazione. Questo non è uno, definiamolo un click day, cioè voi non è che ne so, il giorno in cui apriranno, cioè sarà possibile presentare la domanda, voi dovete essere i primi o insomma oltre i primi, no, assolutamente. Cioè fate le cose con calma e soprattutto fatele bene, ecco, perché comunque passare per un'istruttoria bancaria è bene farlo, diciamo così, in modo molto accurato. Purtroppo, cioè, non per spezzare una lancia a favore degli istituti di credito, perché insomma, ecco, se può parlare bene o male con ogni cosa, però è necessario, secondo me, anche avere un approccio molto, diciamo così, non dico trasparente, però insomma chiaro, corretto, insomma, ecco, cioè esporre molto bene. E questo secondo me è quindi, cioè, il consiglio che vi posso dare, ecco, non cercate di non fare presto, cioè non fate in fretta, ecco, magari si fate presto, però fate bene soprattutto. Per intenderci, nel senso costituita proprio fin da zero, non è un problema. No, non è un problema quello lì.
Poi c'è il signor Soriano. Io volevo chiederti, visto che sono disoccupato di 5 vorrei fare un'attività. Per richiedere il primo debito, devo fare prima la partita io o posso aspettare un attimo? Se io vado ad aprire la partita io per un mese, e se poi mi viene respinto questo mio credito? Allora, è un'attività di impresa, ahimè, proprio perché insomma un'attività di impresa comporta il rischio imprenditoriale. Quindi su quello né io forse ecco, sarà bene insomma, che sia valida la tua attività di impresa e come dicevo prima che te riesca a presentare in modo più chiaro e anche efficace, ecco, perché a volte è anche un problema di comunicazione, quello che intendi fare, insomma, ovviamente no, poi. Sì, rientra tutto questo nel microcredito, però noi quando abbiamo pensato al microcredito abbiamo fatto anche un ragionamento, mi spiego. Per una volta volevamo, rispetto magari ad altri finanziamenti che tengono come al centro più che l'idea di impresa, più che l'impresa stessa, la qualità dell'impresa, magari i soldi, il finanziamento, quindi alla fine tutti si riducevano a parlare magari solo di garanzie. Noi invece abbiamo voluto mettere al centro proprio l'idea dell'impresa, quindi una partita IVA è essenziale, ma come è essenziale un serio business plan, perché questo fondo, anche per questo lui diceva, fate presto ma non fate in fretta, perché non si esaurirà immediatamente, non è un fondo che a maggio non ci saranno più soldi, a parte noi continueremo a restituire, adesso a maggio stesso faremo un altro versamento e quindi ci saranno altri soldi, ma poi ci saranno le rate di chi pagherà. Ogni anno speriamo che il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico possa rimettere 30 milioni, quindi è un fondo che innanzitutto dovrebbe autofinanziarsi semplicemente con gli interessi e in più poi avrà altre entrate sia da noi e speriamo sia anche dal Ministero dello Sviluppo. Quindi noi quello che abbiamo voluto fare è anche questo, cioè mettere al centro non tanto le garanzie, i soldi, il finanziamento, ma l'idea di impresa. Per questo quindi io dico anche alcune volte che se una impresa vuole reggersi solamente su un finanziamento di 25.000 euro, diciamo che ha bisogno di ben altro dietro, perché pensare che solamente con quei 25.000 euro un'impresa possa partire e negli anni, certo è sempre utile avere 25.000 euro, soprattutto per i lavoratori individuali, io penso magari, faccio un esempio all'imbianchino che può mettersi da solo, quei 25.000 euro per staccarsi dalla sua azienda e crearsi la sua possono essere utili inizialmente anche per il materiale proprio quello più giornaliero, quello giornaliero che serve a tutti i costi. Certo, una volta partito. Però anche lì, anche lo stesso imbianchino avrà bisogno in un certo senso, deve avere la capacità di capire se avrà lavoro una volta staccato da quell'azienda, perché se ti deggerà un muro l'anno, alla fine non, l'ostacolo non sarà l'assenza dei 25.000 euro, ma proprio l'assenza di mercato, l'assenza di cose. Quindi, diciamo, per questo noi abbiamo pensato a comunque a una partita IVA e non tanto alle aziende che ancora devono costituirsi. Per quelli ci sono magari altre possibilità per start-up innovative e altre cose del genere che qualcuno potrebbe anche utilizzare per partire intanto con questa cosa. Quindi, altre alternative non ci sono in questo momento, sono partita io. Per questo sì, per il microcredito sì. Poi non so se loro sono più preparati di me nel campo. Perché? No, buonasera, noi come studio cerchiamo più alternative. Questa è una che attualmente sta nascendo, ce ne sono altre che stanno arrivando. Una è una sorta di tirocini extracurriculari che riguardano però disoccupati sotto i 29 anni, abbiamo lasciato penso qualche foglio, e a breve dovrebbe esserci un bando per quanto riguarda l'imprenditoria femminile. Lì sono previsti finanziamenti a fondo perduto. Roba di qualche settimana dovremmo averci insomma la certezza di quello, però in quel caso l'azienda deve avere un rappresentante legale femminile oppure il consiglio di amministrazione a maggioranza femminile. In quel caso ci sono una serie appunto di azioni proprio per favorire questo settore qui.
Questo è tutto, possiamo trovare sempre sul sito di Credito. Sì, sul sito ci sono anche gli aggiornamenti. E quindi ora sul sito di Credito, noi come studio diamo comunque le informazioni, se volete passare, riguardanti microcredito e le altre iniziative a favore dell'imprenditoria in genere. Quindi siamo a nostra disposizione, gli orari insomma sono dal lunedì al venerdì alle 9 alle 18. Siamo a Via Anticolana, chilometro, ci abbiamo quelle cucciture, abbiamo lasciato all'ingresso, ci sono bigliettini e documentazioni. Siccome io gestisco l'associazione di promozione sociale, si può dire che è una solidarietà, no? Diciamo che l'idea mia è sempre stata per trasformarmi in cooperativa, non posso mettere mai come promozione sociale, credo. Anche se c'ho la partita IVA con quella. Gestisco una bottega del commercio di questo solidale, quindi la partita IVA ce l'ho. Siccome l'associazione no profit, e quindi cioè, lì rientra la produzione sociale, io, l'idea mia è stata sempre quella di fare il passaggio a cooperativa, però cioè, questa è un'idea buona per poter iniziare a scrittura un passaggio, perché poi insomma, adesso diciamo sono dal 2006 che sono bottega, quindi insomma, le problematiche di finanziamento ho viste un po' tutte. E credo che insomma, vorrei capire bene se fa il passaggio e poi rientrerei, cioè se si può rientrare a microcredito. Sì, le cooperative rientrano nella. No, no, allora un'associazione non ci rientra, nel, cioè non può beneficiare la cooperativa, sì. Questo è. Io volevo sapere se e in che termini sono i rimborsi delle rate, cioè il pagamento delle rate, cioè se c'è discrezionalità da parte dell'istituto erogante, oppure se la legge e i decreti ministeriali prevedono scadenze di obbligo. Inizio adesso i soldi il giorno X, da 10 mesi incomincio a pagare, oppure l'anno dopo, oppure 2 mesi dopo. E se la scelta, cioè fatto dire io voglio pagare tutti i mesi, oppure ogni 2 mesi, oppure ogni 3 mesi, posso sceglierlo io, oppure è sempre a discrezione dell'istituto erogante. Allora, la possibilità del pagamento posticipato, cioè non pagamento posticipato, della restituzione posticipata, diciamo così, può essere concessa nel momento in cui un progetto, la realizzazione di un progetto viene ritardata, per esempio per delle consegne oppure per una serie di eventi collegati alla realizzazione del progetto. È prevista questa possibilità. Così come la gestione delle rate, diciamo così, della restituzione delle rate, quella anche diciamo così, bisogna trovare l'accordo con il soggetto, con l'istituto di credito. Ecco. E comunque la misura prevede che può andare da uno, dalla rata può essere mensile o trimestrale, e penso anche bimensile a questo punto. Però per fare un esempio, cioè, io non so se mi dovete magari per rilevare un'attività, ma un'attività di commercio al dettaglio, vendo fiammetri, però nel momento in cui io entro nell'attività posso già contare su delle entrate effettive, no? E quindi poter pagare immediatamente la rata. Se invece dovessi creare un'attività di falegnameria, devo acquistare nuove usate, quello che sia, insomma, attrezzature, e magari per iniziare l'attività ho bisogno di 10 mesi. Posso
rimandare questo, differire di questi 10 mesi? Faccio un esempio concreto, forse non ho parole, non ho qualche difficoltà, non scherzo. Allora, volevo dire, pensate mai al caso in cui una persona debba realizzare, ne so, un agriturismo e abbia la disponibilità di un terreno, no? Non ci sia alcuna costruzione, quindi nel momento in cui si richiede il finanziamento e questo qui viene concesso, se non c'è ad esempio la costruzione e quindi la possibilità di esercitare l'attività di agriturismo, si può certamente concordare con l'istituto erogatore la restituzione all'atto della realizzazione dell'agriturismo. E quindi da quel momento in cui, ovvero nel momento in cui un'attività comincia a realizzare, cioè a dare questo ritorno, diciamo, comincia il ciclo economico, ecco, comincia, si può concordare la possibilità di restituzione. C'è Paolo. Sì. Io faccio l'architetto e avendo iniziato l'attività nel 2010 rientrerei ancora nella, ho ancora la possibilità di vedere, però mi rendo conto che è un po' restrittiva il limite di 5 anni. C'è la possibilità di andare in deroga in qualche modo o è rigida questa scadenza? Che io sappia no, sono 5 anni. Ora non so dirti, Andrea, dammi la mano, non sto scherzando. Però non credo che ci siano questi ultimi giorni, le cose rimangono 5 anni. Ora non so se vale l'anno o il giorno. Questo non te lo so dire sinceramente. Per chi fa attività come la mia o anche qualcos'altro si è trovato insomma in questo periodo è un po' un limite, devo ammettere che è un po' un limite. Diciamo 2 anni fa mi è stato detto che doveva essere fatto nel primo anno, sono da chiedere qualcosa di qualche finanza pubblico e io nel primo anno non ci stavo, cioè chi si trova come me si trova tra l'incudine e il martello. Strana, bambini, non è tutto nel papà. Volevo sapere per gli interessi invece. Allora, per quanto riguarda gli interessi, faccio anche qua un piccolo passo indietro. Allora, l'intervento di un fondo di garanzia serve a garantire quindi l'istituto di credito sulla capacità di restituzione dell'impresa, anche a mitigare il tasso di interesse. Questo perché? Perché comunque un istituto di credito rischia di meno, in questo caso è una garanzia dell'80%. Voi se andate a prestare i soldi a una persona con la certezza che comunque questa persona vi darà l'80%, diciamo, sicuramente me li dà, magari me li dà quasi tutti, ecco, questo è un pochino quello che mi viene da pensare. E per questa ragione i tassi di interessi non saranno elevati. Ad oggi insomma, ecco, si possono prendere finanziamenti anche con tassi del 2-3%, e se, nei casi di start-up i tassi non saranno proprio bassissimi perché c'è un maggiore rischio di impresa. Però considerate che al massimo questo finanziamento, il finanziamento erogato non potrà superare i cosiddetti limiti previsti dai tassi, i cosiddetti limiti usurari, e quindi insomma che si attesta intorno all'8%, che se voi considerate insomma, ecco, cioè, considerate un finanziamento di 25.000 euro è comunque un tasso sostenibile, però parlo di un tasso massimo, quindi sarà insomma comunque inferiore, ecco, questo. La mitigazione di cui hai parlato sarebbe utile. Sì, no, cioè comunque un tasso sarà sicuramente più basso. Sì, aggiungo anche una cosa, è capitato che in alcune province siamo riusciti a fare direttamente delle non vere e proprie convenzioni, però alcune banche, soprattutto banche di credito cooperative, si sono impegnate, naturalmente loro hanno un ritorno di pubblicità, ma anche con le commissioni e via dicendo di ritorno economico, si sono impegnate ai futuri vincitori, chi potrà insomma prendere questo famoso voucher, perché dopo la domanda online ci sarà questo voucher da portare al soggetto erogatore,
degli interessi fissi. Siamo arrivati, ci sono delle banche di credito cooperativo che ad esempio ci hanno detto il 3% e stiamo cercando di allargare questa convenzione a livello nazionale. Speriamo ci saranno novità, perché comunque a quel punto io ho fatto proprio dei paragoni con alcune banche, nel senso che anche le banche hanno dei loro microcrediti, chiamiamoli così. Naturalmente la differenza enorme è che lì le garanzie le vogliono e vogliono veramente garanzie reali, quindi la particolarità di questo microcredito è che non ci sono garanzie reali da mettere in campo, però tra commissioni, interessi e tutto quanto si arriva quasi sempre vicino. Dipende poi, però io ne ho viste alcune che arrivano proprio al limite, che è intorno all'8,4 mi pare, una cosa del genere. Quindi tra magari 7,8 più 0,4 e si arriva sempre intorno a quella cosa. Quindi avere un tasso del 3% sarebbe un'ottima cosa. E ci stiamo muovendo un po' anche in provincia per capire se riusciamo a portare questa cosa. Noi la vorremmo fare a livello nazionale, così tutti sanno dove andare, sanno già da subito il tasso di interesse. C'è Emiliano. Allora, io purtroppo, la quota italiana, mi sono fatta la domanda all'opposto. Questo microcredito mi dà la possibilità di avere una garanzia quando io garanzie non posso dare. Ok, vado alla banca, chiedo in questo prestito per 25.000 euro, di cui 5.000 devo restituire, diciamo, più o meno, oppure 30.000, di cui devo restituire 5.000, comunque lasciamo sta bandella, e chiedo di acquistare un macchinario che mi serve a far partire la mia azienda, che poi questa azienda può essere intestata a me o può essere intestata a un altro. Questo è il gioco a cui voglio arrivare. Io prendo questa macchina, ho il fondo di garanzia che mi garantisce che viene restituito l'80%, la compro, è in mano mia, il giorno dopo la vendo e non ci faccio l'80% di quello che l'ho pagata, che tanto non l'ho garantita io, e mi sono ficcato in saccoccia 20.000 euro e non li restituisco, perché sono nulla di niente. La garanzia su questo, come facciamo? Cioè, non possiamo regalare 20.000 euro a chiunque ha la testa per fare una cosa del genere. Questa è una buona idea, insomma. Se vai a legalità, insomma, non c'è un sacco. Lo posso fare, lo faccio fare, ma tanto qualcuno se li frega. Allora, cioè, fai bene a fare l'avvocato del diavolo, però diciamo che per accedere a questo fondo, come dicevo prima, c'è bisogno di una seria idea. Quindi chi ha in mente già una cosa del genere, comunque ci deve un po' lavorare. No, onestamente non ci vuole niente. Cioè, io quello è vero. Una copisteria. Ovviamente una copisteria, compro un macchinario che mi garantisce di fare, veramente sto parlando a livello numerico, 200.000 copie al giorno, quindi è un macchinario che mi garantisce soltanto a livello giornaliero di dire ho una produzione che mi permetterà nel futuro di restituire non solo questi, ma magari restituire anche di più. Compro questo macchinario, ma io lo compro veramente, lo compro da te, okay, e ti dico il giorno dopo te lo rivendo all'80%, e tu giustamente mi dici certo perché me lo ricompro. No, io ti dico, a chi le vendi tutte quelle cose che stampi? Ce l'hai i clienti? No. Che giro di mercato c'hai? Che fai quello? Che fai quell'altro? Un pochino, no, non dico che è un limite questo, cioè nel senso non è proprio una vera e propria garanzia, però un pochino ci devi lavorare. Poi comunque tu ti metti in tasca 20.000 euro, però c'è sempre il registro dei cattivi pagatori. Certo, ci puoi mettere una testa di legno, puoi fare una cosa, eccetera, eccetera. Ho capito. No, io sto parlando del diavolo, cioè non so di. Ti sto di come. No, lo capisco, però. Ragiona, cioè, nulla è esente ci da. Ci si arriva facilmente purtroppo a prendere la fregatura su questo. Può accadere, senza dubbio. Noi mettiamo in conto anche i soldi che non vengono restituiti, ma cioè trovare, come posso dire, un'associazione a delinquere che fa sistematicamente una cosa del genere, si trova pure in Italia. Cioè, però io non so se sai. Anche in provincia di Frosinone, supermercati aperto, un mese di attività e chiuso, non paghi i fornitori, ti sei fatto un mese di incasso, punto. Un mese di incasso pulito in un supermercato sono tipo 30-40.000 euro, e poi lo apri da un'altra parte, ma sotto un altro nome, cioè è una cosa facilissima. Quindi se aprono i supermercati con tutto quello che c'è dentro al supermercato,
cioè onestamente a trovare i clienti per la copisteria ci dici ti metto le copie al la metà di quello attualmente l'altro, non dico di trovare i clienti, però un'analisi di mercato, quello e quell'altro, un minimo di lavoro c'è dietro, poi certo puoi anche dire puoi trovare tutto, però purtroppo non so se vuoi. Purtroppo è facile. Io ho detto purtroppo da subito. Ho iniziato con purtroppo. Ma non tutti saranno finanziati comunque. Ci sarà un consiglio di fidabilità, ci sono le banche che indagheranno sulle possibilità, l'iscrizione alla CRIF, procedure fallimentari. Chi ha un'azienda che è in procedura fallimentare probabilmente non riceverà finanziamenti. Dopodiché se uno dice per la partita da domani l'istruttore bancario vede un attimo due cose, se fa due conti dice io non ti finanzio, non me lo prendo questo. Quindi qualcuno farà il gioco che dici te, perché il mondo è stato fatto, ma la maggior parte si spera che va a cercare a creare quel circolo imprenditoriale che riporta i soldi poi all'interno appunto della macchina imprenditoriale. Si fa questo e insieme ad altre alternative proprio per cercare di sviluppare, perché se poi tutte le aziende prendono i soldi e se li intascano c'è il deserto da qui a 5 anni. Poi c'è anche il frazionamento, perché a questo punto se la banca vuole fare la furba, a questo punto dice questo magari acquistalo a rate il macchinario e io ti fraziono il finanziamento mese per mese, e quando vede che tu la rata non la stai pagando più o hai venduto il macchinario, ferma anche l'erogazione del credito. Potrebbe succedere anche così. Però se tu fermi a quel punto, se fermi l'erogazione del credito, hai dato la fregatura a quello che ha venduto il macchinario e non lo puoi fare. Ho capito, però l'erogazione del credito può essere soggetta, come dicevamo, a determinati obiettivi. L'obiettivo potrebbe essere pagare le rate mese per mese a questa cosa. Ma freghi quello che comunque in un certo senso, come posso dire, non verrebbe fregato se quello gliele paga tutto subito, però sono singoli casi, però in questo caso la banca si potrebbe tutelare in questa maniera. Dopo, quando vedi che tre rate non l'hai pagato oppure già ti sei venduto il macchinario, a quel punto stoppa l'erogazione del credito, invece di perdere tutti i 20.000 euro ne ha persi 4.000. Intanto poi ci saranno le varie conseguenze per questa persona, cioè, poi lo sappiamo un po' come va a finire, però ci possono essere le cose, ma se ragioniamo così noi non dovremmo fare nulla, perché intanto lo sappiamo come è fatta la legge, trovato un inganno. Io so, è stato un tempo di purtroppo. Capito? Adesso c'è Davide. Diciamo anche per ricollegarmi a quello che dice questo, diciamo, signore, eccetera, è molto difficile, diciamo, chi eroga il prestito è diciamo, il soggetto a cui poi va rimborsato la banca, le banche. Questo fondo è soltanto una garanzia che somiglia molto a quella dei confidi, eccetera, per cui alla fine essere imbarcati in una banca non credo sia tanto bello, perché le banche hanno tutta una serie di strumenti, non credi, denunciano le persone, si va su, cioè, soprattutto chi ha vita individuale, sulle persone, va in inizio, cioè cominciano proprio i guai. Sì. Quindi sulle serene quelle saltano e ciao. Sì, però questo qua è un fido che comunque sia garantisce fino all'80%, quindi la banca dice io sto coperto. Chiaramente la banca sia all'80%. Il problema che voglio portare alla luce è il fatto che il credito stesso non ha modo di auto tutelarsi, diciamo. Perché la banca comunque sia la copertura dei 25.000 euro ce l'ha sempre. Quindi la banca dice ok, io non ho finanziato l'80%, ma ci stava sempre un guadagno sulla banca, che se il 3% anno l'hai superato comunque sia il 20%, quindi la banca comunque sia ci è andata a guadagnare. Dice vabbè, io tanto ti ho dato questi soldi. Adesso guarda, su chi mi devo rifare? Su Luca Brusoli. Però possiamo pure dire che le banche, allora mettiti d'accordo direttamente con la banca a questo punto, apri 15 aziende, 15 prendono 25.000 euro, potremmo inventarci. Sicuramente la speranza è che questo lo faccia solo uno su 100. Solo. Guarda, io ti dico, un motivo per cui siamo qui oggi è anche per dare la possibilità, perché magari chi ha già pensato, non dico tu, però chi magari pensa una cosa del genere, è uno già avvezzo a tutte queste cose, quindi questi fondi, queste cose, tutto quanto le attende proprio, e noi facciamo questa campagna informativa anche per dare la possibilità ad altre persone di accedere che magari non hanno quelle brutte intenzioni che dici tu. Che c'ho io. Che c'è lui. Non lo volevo dire, però. Tra l'altro,
diciamo, se posso continuare, praticamente è molto difficile, dicevo, cioè per le tinte di colore della persona fisica, diciamo, sostanzialmente. E l'oceano di persone è, tranne una lieve ragione. E l'oceano di persone è veramente, comincia tutta una tragedia, forse una trafila, perché le banche, ripeto, anche se si avvalgono, si vanno a prendere l'80% della somma erogata dal fondo di garanzia, però l'altro 20% gli rimane con sofferenza. Quindi là comincia, cioè le banche sono abbastanza... Sì, ma se la persona è tutta demente... Terribile, sì, lo so. Però poi già passa il registro dei pagatori, eccetera. Cioè, comincia tutta una serie di storie... Vabbè, per fare una ragione, cioè, no, voglio dire, chi non sa niente, chi fa queste cose, vuole sapere... Vedremo poi, comunque questo è un esperimento, è un microcredito sperimentale in un certo senso, tutto può essere migliorabile. Ma che non so io, non faccio avuto il totale di niente. Che altro? Me lo dà già la società comunque, ci si ascolta. C'è il signor Gianluigi. Infatti io faccio lavoro in banca, a me non riesco alcune cose. Sì. Allora, lì nel progetto si parla di assenza di garanzie reali. Io lavoro con un credito cooperativo che ad oggi ha convenzioni di microcredito e le pratiche, cioè, ci intervengono tramite Sviluppo Lazio, mi sembra una cosa del genere, non le seguo direttamente. E la banca può comunque chiedere ulteriore garanzia personale, cioè la moglie, il marito e altre cose. Vi dico quello che ho sperimentato io, cioè non vi voglio fare la lezione di economia, ma vi dico quello che ho sperimentato io, proprio perché un credito cooperativo, la mia banca ha fatto questa convenzione per il conseguimento dell'oggetto sociale, per il fine sociale di un credito cooperativo della cooperativa. Io mi sono ritrovato a valutare queste pratiche come anche persona autorizzata alla delibera. E vi dico, con i fondi pubblici, l'attuale convenzione, siamo garantiti al 90%, quindi stiamo parlando proprio che su 15.000 euro, 20.000 euro, i 1.000-2.000 euro che tra virgolette vi passo di beneficenza, no? Cioè la banca neanche fa gli atti per 1.000-2.000 euro. Sì, sì. E quello che mi fa un po' riflettere è l'analisi che viene fatta prima che arrivo in banca la richiesta. Cioè a me è capitato di tutto, da preventivi falsi a progetti aziendali, cioè c'è stato un momento che mi saranno arrivate sul Frosinone 5-6 richieste di finanziamento per apertura di quelli che vendono i tabacchi, le sigarette elettroniche, no? Mi sono informato di quanto costavano queste cose, di quanto duravano, di quello che poteva essere il potenziale ricavo, perché poi tu dici questo settore non lo conosco, vado a vedere se questo imprenditore. Quindi tutti questi progetti analizzati anche da entità diciamo appositamente individuate, cioè non avevano prospettive di... Allora vi dico sempre quello che mi è successo a me, che le pratiche che arrivavano sull'agenzia di Frosinone improvvisamente non sono arrivate più a Frosinone, ma arrivavano a un'altra agenzia, perché il direttore di Frosinone le bocciava tutte. Perché io vi dico dove ragionavo, cioè la banca sostanzialmente non aveva rischio, per i 1.000 euro dal papà, dalla mamma, da qualche familiare vendendo il macchinario si recuperavano, quindi la banca non, cioè, rischiava relativamente. E io ho pensato che erano fondi pubblici, cioè il fondo rotativo di cui si parlava, cioè questi soldi ritornano e possono essere a beneficio di altri, perché sono nati così in India, nelle Filippine, in Brasile, cioè ci sono tante, addirittura banche che fanno solo ed esclusivamente microcredito con azionisti, le stesse persone che hanno beneficiato del microcredito, quindi è un progetto interessantissimo. Io, se mi posso permettere, è questo: scegliere gli interlocutori che analizzano e mandano in banca, e vi dico, fate il check-up pure alle banche, ma non alle banche in quanto nome, alle banche dove devono arrivare le pratiche, perché se io ragiono tanto che sto rischiando, e vi dico, i miei colleghi lo fanno, ve lo dico, i miei, tanto che stanno a rischiare, ecco, questo qui comunque non è un qualcosa che permette di costruire un'economia.
vi dico di più, perché comunque l'impresa che viene aperta e non ha un vero e proprio piano aziendale, comunque va a danno di un'impresa che sta nello stesso settore e che invece magari sto piano degli investimenti sono stati fatti in modo più attento, ce l'ha. Quindi se vogliamo bene alla nostra Italia, come questo gesto, questa azione fatta dal Movimento 5 Stelle, dico un'azione di grandissimo spessore morale e anche da un, cioè, come dire, sociale, come dire, non facciamo faccia rossa nel difenderla fino alla fine, perché quello che dicevi te, gli speculatori ci sono a tutti i livelli. Dico di più, io ho lavorato con un microcredito per startup e per come si dice, quello antiusura, per i fondi antiusura, quindi per soggetti non bancabili, dove per soggetto non bancabile si intende quello che se va da solo in banca non prende i soldi. Adesso io vi dico, se uno che già c'ha un'azienda da 3 anni e c'ha già un finanziamento, cioè significa che l'accesso al credito ce l'ha avuto, quindi avere questo ulteriore accesso al credito, ecco, verificate, come dire, i paletti della, degli aventi diritto, ecco, perché il mondo è... ti volevo dare con un'esperienza conferma che quello lì di rischio c'è. Il rischio si solleva scegliendo, cioè io mi rendo conto che non è una cosa facile, scegliendo però lo studio commercialistico, lo studio, io non so adesso gli interlocutori che vagliano il progetto quali sono, però questa qui è una cosa fondamentale, ditelo, perché c'è gente che lavora su questo. E vi dico, io sono stato tacciato di denunce, di tutto quanto, perché non hai voluto erogare, perché hai bocciato la pratica mia e qua di là. Io facevo, cioè io dico, la pratica è bocciata, andate dall'interlocutore che vi dirà le motivazioni che noi banche dobbiamo dare, ma che è per i preventivi, cioè quindi la gente lo sa quello che mette lì dentro. Vi potrei citare, ve lo cito, io un giorno da lavorare di sabato ho telefonato a un amico perché la pratica era per un'agenzia funebre, cioè avevo l'amico che già c'era l'agenzia funebre e ve la dico così in modo semi umoristico. Vedo i preventivi, Trapano, Black Decker, 100-150, 650 euro, come sono amati. Allora comincia a fare, poi c'era il carrellino per mettere la barra, scusate l'argomento, ma ne rende tanto, lo faccio spesso sto coso. Allora sto carrellino, 4 ruote, quelle che si chiudono, 1000-1200 euro. Cioè anche chi legge queste cose deve avere un'esperienza, magari per dire, ma possibile il Trapano per Cassa Mortaro costa 600 euro, il per una famiglia costa 100, 150, 200 euro. Scusate. Fortuna che morti se lo mettono gli altri. No, no, no. I soldi ce li mettiamo noi però, perché se quelli no. C'è un livello di insolvenza altissimo per questo. Funziona? Sì. Allora, c'è qualcun altro per qualche altra domanda? C'è nessuno? Io volevo chiedere un'altra cosa. Bene, certo. Eventualmente, non è il caso mio, però, perché mi interessa questo discorso, è un'altra questione. Però eventualmente, forse è stato detto anche. Sarebbe possibile attingere a un prestito per il riscatto della laurea, per esempio? Fare un riscatto che costa un po', fare un riscatto di laurea è un po' quello che è, insomma, ha un certo costo. Cioè, sì, 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 è parecchio costoso, però no. Insomma, io me l'ho chiesto, dopo 10 anni ancora non mi hanno fatto sapere niente all'Inps di riscatto della laurea. Tu sai qualche notizia? Dopo no, 10 anni che ho chiesto di riscatto, niente da fare. Anche che prima lo fai e meno fai a chi, se non sbaglio. Dipende dal tipo di da quanto è dal reddito, sì. Io l'ho fatto 10 anni fa, ma ho più saputo perché non lo faccio più. E grazie. In una delle slide ho visto che era possibile il finanziamento di attività università post-universitarie. Sì, tirocinio. Cioè, significa il master, sì, per esempio. Master, tirocini, stage, cioè io, formazione. Io
anche personale, nel senso io partita IVA chiedo un prestito per pagare il master. Certo, deve essere collegato però naturalmente all'attività dell'impresa, sì, sì, nel senso che se tu fai noccioline poi un master, oddio, in lingua ci potrebbe anche entrare per andare a esportare il prodotto, però un master in filosofia e fai noccioline diventa un po' difficile. Però se sei un architetto e vuoi fare un master, ci potrebbe anche stare. È come per esempio le altre lingue, dice io voglio fare il naso opera, mi pago il corso e poi lo farò. Se a quel punto lì prenderò, magari non occorreranno 25.000 euro, ne potranno occorrere 5 magari. Sì. E l'obiettivo è proprio... È il lavoro praticamente. Il diploma, insomma, quello alla fine del corso, quando ti daranno... Però a quel punto... La partita IVA la dovrei aprire per forza prima e lì c'è l'impedimento, perché per quale motivo apri la partita IVA se ancora non lo sei? Cioè, capito? Sì. Lì è un po' molto, c'è un grosso impedimento. Sì, però questo qui secondo me, però insomma, potrebbe rientrare in quel caso che faccio l'esempio dell'agriturismo, cioè nel momento in cui hai ottenuto la, diciamo così, la qualifica di Atropa, allora non so insomma se c'è un qualcosa che... Sì, 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 no, dicevo, e quindi da quel momento si comincia a restituire, insomma, o comunque, insomma, ecco, si fa una sorta di stato di avanzamento lavori, cioè finché non sei in grado di esercitare l'attività, te ovviamente concordi la restituzione. Sì, sì, ma io dicevo però, l'apertura della partita IVA deve essere comunque... Sì, certo, ma, certo. E se magari il corso dura 3 anni, per 3 anni devi pagare comunque... le spese alla Camera di Commercio, eccetera, e chi delle tasse non ce l'avevi per farti il corso? Questo dico, capito? Scusa, non ho capito. Già come attrezzatura che hai finito di pagare, sto un corso. E anche in quel caso, sì, penso che si possa fare. Sì. Perché è già prevista la possibilità, per esempio, di integrare il finanziamento esistente e posticipare la durata o integrare il finanziamento. Non c'è un finanziamento in corso, c'è un accordo di chiedere se sono fatture di spesa, di acquisto, insomma. Se io ho una partita IVA, no? Così come sono. Posso proprio iniziare ad accedere e quindi lavorare su una stampante, perché io già ho un progetto, lo voglio realizzare, lo voglio trasformare. Allora, il problema di fondo è questo qui, guarda, sì, perfetto, ok. Conosco il problema. Allora, un'associazione non è un soggetto pubblico, che vuol dire pubblico che non ha un'evidenza pubblica perché non è iscritta in Camera di Commercio. Si è iscritta in Camera di Commercio. Faccio commercio, equo e solidale. Io sono associazione di promozione sociale, sono due tipi. Le associazioni sono due tipi. Una con la rea duro e una in promozione sociale. Allora sì, in quel caso sì, e quello non te lo so dire, allora Mari, se è un caso specifico lo vediamo, però... Faccio volontariato, però ci stai i soldi di mezzo. Da quanti anni? Sì, sì, ho capito, però... Dal 2006 che sto qua, quindi... Già quello che si dico, fa così. A questo punto il passaggio a cooperativa però è quasi essenziale, cioè... No, è essenziale, perché... No, proprio per l'età. Cioè io non posso. No, ma proprio per l'età. Proprio per l'età, però io proprio con il passaggio è essenziale quello che divido, cioè io adesso lo profit, io c'è tutto quello che è, alla fine ce lo metto un grande mio. Però se diventi cooperativa dai un servizio, quindi la mia impresa è libera. Però beh, per fare questo passaggio io non c'è una vita, cioè. È chiaro, se faccio commercio ego, prego e tocca. Se voglio fare il passaggio successivo, però, cioè non faccio partito, ma io già faccio commercio, cioè già c'ho un progetto, io sto qua un progetto per accedere ai fondi europei, quindi come cooperazione internazionale, che faccio questo, della natura, però
vuoi fare il passaggio, se no posso rispondere a lui. Ma se tu fai il passaggio a cooperativa con un cambio di partita IVA potresti rientrarci? Cioè, no, è il tuo. Allora serve la partita IVA diversa. Cioè, con la partita IVA del 2006 non ti dà. Cioè, fondamentalmente è così. Sì, perché è più 5 anni. A te con la partita IVA del 2006 non ti dà, quindi da quale parte. Se però fai il passaggio, perché io ho più di 5 anni. La cura mia è di promozione sociale. Ok, resta il fatto che ce la partiamo più di 5 anni e non ti danno. Se tu quando fai il passaggio a cooperativa fai un cambio di partita IVA, il cambio di partita IVA ti dà la partita IVA. La partita IVA ci dà un reddito, il mio è zero. No, la mia partita IVA, cioè la partita IVA aperta. Sì, però se diciamo se è nuova. Tu c'è la partita IVA aperta. Capito? Allora te come la vedo? Se non c'è fa la cooperativa. Io era perché la situazione con la garanzia dell'esistenza, visto che comunque c'è proprio, è comprato. Allora c'è un altro signore. La domanda è un po' tecnica. Io per trovare 26 volte non fa, ma chi la volesse aprire oggi, che spese sostiene nell'apertura della partita IVA? E nel caso non fattura durante il primo anno, che può succedere, quali sono le spese alla fine dell'anno? Aprire la partita IVA, in realtà costa poco, insomma. La partita IVA costerà, insomma, non so, 150-200 euro, insomma. In cosa è scherzata la presa commercio? Sì, sì, vabbè, non credo, insomma, dipende, insomma, ecco, però in realtà dipende, la partita IVA in realtà è, insomma, è un aspetto fiscale, in realtà è richiesta anche un'altra cosa, anche la registrazione in Camera di Commercio. E poi magari si può trovare, che ne so, qualche soluzione, magari con l'attività, magari, attiva, inattiva, posticipata, esercizio, insomma. A fine anno le spese, compreso il commercialista, l'iscrizione, quanto sono in gestione, a fine anno quali possono essere? Questo dipende dal tipo di attività, dalla ditta, dal, che ne so, posso oscillare, che ne so, da un migliaio di euro fino, che ne so, può essere un po' più complicata. Sì, quello sì. Dove c'è il lavoro, insomma, ci sono contributi, questa è un pochino la regola. Beh, anche il regime di minimo. Quello è in particolare il regime fiscale, sì. In quel caso insomma ci sono spese ridotte, tassazione ridotta, però obblighi contributivi pure ridotti in particolari casi. Nel caso in cui uno avesse fatto, mantenendo lo stesso numero di partita IVA, durante... Non ho capito, scusa? Mantenendo lo stesso numero di partita IVA, ma ha effettuato un cambio della ragione, del sociale, nel senso, non della ragione sociale, scusa, da disegnatore, da grafico, esatto, da grafico a ingegnere. Vale, risulta partita IVA dice non si azzera nell'ambito dei 5 anni, si riazzera il periodo, non te lo so dire questo qui, magari se poi i riferimenti, vabbè, insomma, è una cosa un po' specifica, no, è, non lo posso far sapere, però magari non è mai capitato. Purtroppo, cioè uno ci pensa, ma purtroppo l'Italia è andata avanti così per anni e purtroppo non andrà avanti ancora per anni. Ci sta il clientelismo. Io sono amico suo. Ti ho detto che ti d'accordo con le banane. Ma non solo sono amico suo, perché a lui la pratica gli arriva prima che è stata analizzata al commercialista di turno, dall'intermediario di turno, come diceva lui. Anche intermediario amico mio. Cioè, quando arriva di mano a lui le pratiche, lui le boccia tutte fino a che non arriva la mia. E la mia, che anche che io non voglia rubargli questi soldi, che veramente li voglio investire, li danno solo a me che sono amico di quello e di quell'altro. Almeno in questo, non è forse logico dire l'intermediario non deve essere della tua regione. Cioè, l'intermediario che valuta la tua sottoscrizione, cioè, oggettivamente non te deve conoscere. Gli deve arrivare un pezzo di carta in mano e dice sì, no. Cioè, lui lo valuta Vinco Pagliore di Trieste. Tu sei siciliano, ne valuta qualcun altro qua del Lazio.
cioè per dire che mi schiappano le carte, perché sennò purtroppo si possono mettere d'accordo il Bingo Pallino di Trieste, sì, però cioè, ma... faccio io con la signora del piano. Però è già se vogliamo teoricamente, perché teoricamente voi potreste farlo a scatola chiusa. Sì. Busta chiusa, busta sigillata, arriva a quello, senza sapere che cosa c'è dentro. Questo si potrebbe fare. Come la presentazione dell'asta giudiziaria? Quando io presento l'asta giudiziaria, sulla busta c'è scritto il mio nome. Non c'è scritto il mio nome, quindi a quel punto io presento una busta dove c'è scritto soltanto la mia regione di provenienza, Lazio. Ok? Del Lazio ho presentato io, ho presentato lui. E l'hai mandata tutte quante, e una la mandi a Trieste, una la mandi a Milano, una la mandi a tutte fuori Lazio. A quel punto devo come sapere la mia a chi va qui, io volendo potrebbero pure fare. Scusa, gli posso dare una risposta? Però in fondo i consigli vanno a così. Cioè basterebbe a livello provinciale o regionale fare un comitato 5 Stelle di garanzia a cui i vari commercialisti mandano, perché altrimenti questo rischio non presenta. Mi rendo conto e capisco anche perché uno dice una cosa del genere, però noi perché abbiamo scelto un fondo pubblico? Quella cosa che dicevi tu in un certo senso era stata fatta già in Emilia Romagna, dove le domande era una cosa molto più semplice perché c'erano molti meno soldi e ad esempio in questo caso rientravano molto le associazioni di promozione e via dicendo. Dopo un po', purtroppo, ci sono stati attacchi perché sull'arbitrarietà di questi prestiti, anche se magari andavano a finanziare un'associazione per l'assistenza a disabili e si compravano, che so, 5 carrozzine nuove ad un'associazione, eppure qualcuno politicamente riusciva a trovare un qualcosa per attaccare e dire avete visto lì per 3 giorni ci ha lavorato la sorella della zia, del fratello del consigliere regionale e quindi questa azienda è stata avvantaggiata perché la scelta l'ha fatta quel consigliere regionale. Noi dopo questa esperienza abbiamo capito che purtroppo non possiamo creare una sorta di comitato che dici tu, ma possiamo solamente chiedere delle determinate garanzie e mettere più paletti possibili per evitare il problema. Gestire direttamente noi questi soldi, anche un commento. Allora noi abbiamo la possibilità di accedere a determinate informazioni, abbiamo la possibilità di supervisionare il tutto, come accade ad esempio a livello regionale, perché anche le regioni hanno i loro vari microcrediti. Questo possiamo farlo, però naturalmente possiamo magari denunciare, ma non possiamo dire quello è più meritevole di quell'altro, perché altrimenti... No, io non dicevo che eravate nel... cioè, è come se foste dei garanti dell'utilizzo di quelle quote di fondo, che d'altronde qualcuno deve pure gestire il fondo, quindi i fondi li gestisce qualcuno prima di arrivare poi in banca, perché... se no è molto rischioso, tra l'altro questo è un fondo semi privato perché ci sono tra virgolette delle rinunce fatte dai parlamentari e una parte di fondi pubblici, quindi cioè un comitato di garanti che può anche essere esterno a come dire agli iscritti del Movimento 5 Stelle. Ma noi possiamo vedere se bene, altre domande? Qualche altro dubbio? Qualche altro dubbio in fondo alla sala? Sono sì, bravo. Sulla garanzia delle banche. Sì, cioè, giusto. Sì. E chi dovrebbe distribuire? C'è qualcuno che vigila su questa situazione? Non è che la banca prende l'80% di questi fondi, è diverso, nel senso che arriva Silvia che chiede a me banca 20.000 euro, di questi 20.000 euro l'80% è garantito dai 40 milioni di euro che sono lì, quindi in poche parole questi 16.000 euro in un certo senso se non me li dà Silvia io come banca li vado a prendere in quel fondo, questa è la garanzia dell'80%, quindi non è che la banca lo scopo di questo microcredito, visto che in questo momento uno dei problemi maggiori delle aziende è la liquidità,
è dare la possibilità alle banche di prestare con più facilità i soldi, perché appunto non ha bisogno di garanzie reali, come dicevamo prima, ma può rifarsi su questo fondo. Questo... Chiede sempre le stesse garanzie che consentono... No. Non chiede ipoteche, ad esempio, proprio perché per questo 80% è garantita da quella. Per il 20% invece c'è bisogno di una garanzia, ma che può essere, come nel caso di Emiliano, il macchinario stesso, poi lui lo vende il giorno dopo, lo sappiamo come fa. Però... No, vabbè. Sembra scuola di Lauri. Purtroppo non è niente. Le due parole, e a me mi hanno acceso. Tu mi dici che la banca prende l'80% da lì. Lui prima ha detto, la banca però ci va a rimettere quel 20%, giusto? Io Emiliano, prendo 20.000 euro, 4.000 banca te li do subito, no, e gli altri 6.000 te li do. No, se sostiene, dopo 3 anni tu hai incontrato 5.000 euro, sto chiedendo. La banca ha garantito l'80% del debito residuo, cioè loro il fondo garantisce l'80%. Tu potresti andare in default dopo 5 anni di rimborso, sì, però mancano 5.000 euro di rimborso. Sì, io prendo. No, non è che la banca dice voi avanzano 10.000 euro, la banca prende l'80% di 5.000 euro che rimane. Quindi manca sempre qualche cosa. No, perché se no così ti metti d'accordo veramente con l'intermediario. No, vabbè, ma dai, cioè, l'idea, come si ha? Come vengono messi le idee? Vengono pure quelli che lo fanno nel festiere, sì, no? Non lo faccio nel mestiere, però purtroppo ci sono capitato per altri motivi. Io in mezzo a queste cose ci sono capitato, quindi qualcosa di come funziona la sicurezza movimenti, la so. Ciao Federico, vai. I 40 milioni sono distribuiti in un certo modo per le regioni oppure a diffusione nazionale a seconda delle domande che vengono presentate? E diciamo che poi ci sarà l'esaurimento delle domande, cioè le domande a un certo punto verranno comunque bloccate perché è arrivato i 40 milioni, diciamo, sono stati garantiti, cioè sono stati tutti quanti utilizzati. Il meccanismo è più o meno questo, no? A livello nazionale, cioè, c'è una distribuzione. Sì. Quindi diciamo, ci sarà una Basilicata rispetto alla Lombardia, ci avranno chi 100.000, chi 3 milioni. Anche in base a dicendo. Poi su quello che dici tu, sì, inizialmente la prima ondata esauriranno i 40 milioni, però come diciamo prima ci sono innanzitutto le rate trimestrali, insomma quello che sarà, e quindi quelli saranno soldi che rientreranno nel fondo e potranno essere utilizzati ad esempio per una seconda puntata, poi ondata, magari non subito inizialmente, però fra 6 mesi magari si riaprirà di nuovo il forum e tutto quanto. Poi comunque, come dicevo, già dopo questa prima ondata ci saranno già almeno altri 2 milioni di euro, no, credo 1 milione e qualcosa, insomma, che verseremo noi degli stipendi da dicembre fino a marzo, aprile, e quindi ci sarà di nuovo questo. Naturalmente per riaspettare un'infornata di 40 milioni occorrerà attendere i 30 milioni del 1° gennaio del MISE, quindi già nel 2016, il 10 gennaio magari ci sarà di nuovo la riapertura, e si potranno riprenotare. Qualche altro partito. Insomma, voi a te a comprare un problema. Ci saranno delle liste di quelli che hanno contribuito. Allora, andiamo a cercare. Oddio, su questa cosa noi li cercheremo anche per fare quella dell'operazione di supervisione. Io non ho niente da nascondere. Esatto, con la sua idea. Anzi, se funziona bene vorrà anche testimoniare. Io se dovesse accedere, non avrei nessun problema. Ma anche noi li interrogheremo per capire dove si può migliorare, quali paletti aggiungere, cosa non ha funzionato. Bene.
Funziona. Benissimo. Allora, un'altra domanda? Penso che sia utile a molti che stanno qua. A livello di tempistica, io per fortuna ho assistito al primo incontro sul microcredito del Movimento 5 Stelle Meetup di Ceccano. Sì. E quindi mi è servito molto. Infatti sono cose che già infatti già sono abbastanza belle, io ho sentito altre cose. Lì avevano parlato, essendo stato fatto circa un mese fa, circa un incontro, ho sentito prima e volevo tornare un attimino con il consulente del lavoro che è lì, a fare un passo indietro, circa la finestra temporale e appunto la disponibilità dei fondi di garanzia quando le pratiche esauriranno quel plafond di 40 milioni di euro, eccetera. Più o meno la tempistica, se si può sapere qualcosa, se è maggio, giugno, luglio. La tempistica, allora, è più o meno se conviene affrettarsi entro quando. Ah, per l'apertura diciamo del forum sul sito non lo sappiamo nemmeno noi. Inizialmente doveva essere la prima metà di aprile, che sappiamo già trascorsa e quindi non c'è stato. Adesso si parla della prima metà di maggio. Infatti metà maggio, sì. Infatti ho letto anche io verosimilmente per l'apertura in metà maggio. Speriamo che avverrà in quel periodo, perché da quel che so l'unico problema adesso è proprio solamente creare la sezione all'interno del signor Ministero dello Sviluppo Economico, quindi è sentata di poco ma imminente. Sì. Sono online, sarà. Sì. Bene, allora possiamo concludere se abbiamo terminato tutte le vostre. Abbiamo cercato di eliminare un po' di dubbi. Benissimo, volevo intanto ringraziare la partecipazione del nostro portavoce Luca Frusone e del dottor Luigi Di Mei, del suo assistente, e ci vediamo ai prossimi incontri. Mi auguro di rivedervi nuovamente. E noi, io faccio anche una pubblicità, che noi martedì sera al Meetup Anagni 5 Stelle alle 9 si vede a via Ponte del Tremio, quindi per tutti quelli che hanno voglia di stare insieme a noi, di discutere dei vari problemi, noi siamo lì, vi aspettiamo. E poi sì, ecco, grazie Luca, all'uscita c'è il tavolo con tutta la documentazione, proprio con la scheda del microcredito per poter accedere, e i contatti dei consulenti. Quindi penso possiamo concludere. Arrivederci a tutti e grazie.